guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Tower of Fantasy. Oggi andremo a parlare di una meccanica un po' particolare del gioco, ovvero la friendship, e sul perché è così importante sapere quello che stai facendo, perché è una cosa che va farmata col tempo e che porta a benefici veramente, ma veramente incredibili. Io vi ricordo che la maggior parte degli italiani sono sul server Anomora, dove troverete anche la mia gilda, ovvero gli impanati. Quindi, una volta fatto il livello 16, sentitevi liberi di joinare. Vi ricordo che ho giocato per lungo tempo alla versione cinese del gioco e che quindi per qualsiasi informazione potete sia scrivere qua sotto un commentino oppure passare in live su Twitch, dove streamo ogni sera delle 21, ed oggi e per i prossimi giorni ovviamente saremo su Tower of Fantasy, quindi mi raccomando, il link è in descrizione, andate a lasciare un follow e venitemi a trovare. Vi ricordo inoltre di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Partiamo subito. Che cos'è la friendship e perché dovreste iniziare a farmarla già da subito, nei primi giorni? La friendship è diversa ovviamente con ogni personaggio e parte da 200, poi ha una milestone al 600, 1200, 2000, 3000 e 4000. Quello che a noi interessa, oltre al primo 200 dove si prende appunto l'avatar del personaggio in questione, avremo il 1200 e il 4000, che sono i tratti, ovvero diciamo delle caratteristiche che il nostro personaggio ci regalerà come statistica. Per esempio, per Meryl, ovvero la spadona di ghiaccio, avremo una riduzione del danno frost del 20%, mentre prenderemo delle immunità al frostbitten effect, riducendo la durata del frozen del 50%. Mentre per il 4000 ovviamente avremo un buff a questo tratto di Meryl, ovvero avremo un 25% di reduced frost damage al posto del 20%. Ora, questo ovviamente può non sembrare un grandissimo, incredibile buff, ma vediamo magari qualcun altro un po' più, diciamo, valuable. Ovviamente andiamo sul mio main, andiamo su Koko, che oltre appunto ad avere sempre la sua bellissima immagine come profilo, possiamo guardare il suo tratto, ovvero quando Koko Ritter usa un'arma di supporto aumenterà le cure sugli altri e su di lei del 20%. Un 20% di cure in più, ragazzi, è veramente incredibile, e il suo tratto a 4000 non solo ci aumenterà le cure sempre di questo 20%, ma quando Koko Ritter usa un'arma di tipo supporto ed utilizza la discharge skill o la weapon skill, aumenterà l'attacco degli alleati vicino di 15% per 5 secondi. Quindi sono dei buff veramente veramente importanti, vanno a incidere abbastanza, diciamo, il gameplay. Tsubasa è anche molto ma molto forte come tratto. E ora arriviamo al punto focale. Come faccio a farmare i punti friendship con un personaggio? Dandogli dei regali. E voi mi direte, e quindi dove prendo sti regali? Praticamente ogni personaggio ha un tipo di regalo preferito, come per esempio Koko ha i giochi, toys, decorations e rare item. Ora andiamo un attimino nello shop, nel commissary, e abbiamo special gift e fine gift. Questi qua sono dei regali che noi andremo a comprare con i punti che praticamente riceveremo spendendo la nostra energia in gioco, e ci permetteranno di comprare questi regali e scegliere il tipo di regalo che vogliamo, quindi fra tutti i tipi possibili. Ovviamente questi viola daranno più esperienza, più friendship point, chiamateli un po' come volete, questi blu ne daranno un po' di meno. Il fatto cos'è? Il fatto è che ovviamente la resina l'andrete a consumare ogni giorno. Il fatto è che andando avanti voi non userete questi tipi di punti per comprare dei regali. Diciamo che vi serviranno per magari comprare degli oggettini un po' più carini. Ora niente spoiler, però veramente saranno delle cose leggendarie. Buttiamola così. A noi servono i points store. I point store sono dei punti con i quali noi possiamo prendere solo ed esclusivamente weapon battery, che sono praticamente i materiali per uppare le armi, matrix data pack, che sono praticamente per le rune, chiamiamole così, i cippini, quelli che metti dentro l'arma, e poi uno special gift viola, special gift blu e special gift verdi, che costano 60, 120 e 240. Questi regali in questa schermata sono ottenibili attraverso i training points. I training points si ottengono ovviamente facendo gli allenamenti. Gli allenamenti si sbloccano a livello 20, se non vado errato, e sono qui: challenge go unlimited. Unlimited è un po', diciamo, una presa in giro. Abbiamo due training al giorno
e a seconda di come lo chiudiamo e a seconda della difficoltà avremo un range tra i 100 e i 200 punti, che in realtà andranno anche ad aumentare in futuro. Come per esempio qui il training 1 da 100 a 200, il training 2 da 100 a 300, e avete capito la solfa. Queste sfide si resettano ogni giorno e ovviamente non è che possiamo farne 53.000 al giorno, sono veramente contate. Quindi, dato che a noi servono tanti 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 di questi punti per cercare di portare la friendship di un personaggio a livello alto, è cosa buona e giusta cercare di non dimenticarsi di fare mai i training point, perché appunto gli effetti dei personaggi della friendship sono molto ma molto importanti. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, vi prego ovviamente lasciatela qui sotto nei commenti o venitemi a trovare sul sito Twitch, dove streamo ogni sera dalle ore 21, link in descrizione. Vi ricordo ancora una volta di lasciare like e scrivere nei commenti cosa avete fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out.